Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Riccardo Marchizza ha salutato la Roma. Oggi si chiude un percorso tra giovani, è arrivato il momento di diventare grandi. Ha scritto: Ringrazio tutte le persone vere e sincere che ho incontrato in questi anni alla Roma, direttori, allenatori, fisioterapisti e dottori, ma soprattutto gli amici veri e sinceri che ho incontrato. Non so quale sarà il mio destino, ma una cosa la conosco che le emozioni che regala questa maglia difficilmente si riescono a descrivere. Ho avuto la fortuna di provare. Parla sulla mia pelle e di questo ne sarò sempre onorato ed orgoglioso. Un messaggio, quello di Marchezza, che non contiene la destinazione futura, ma aggiunge un altro indizio al fatto che lunedì il suo agente Michelangelo Minieri proverà a definire l'accordo con Lavellino. Al di là dei tanti sondaggi avviati di questi tempi, del resto la priorità dei dirigenti irpini resta la composizione della difesa per chiudere il cerchio occorrono ancora due portieri che potrebbero essere Uicani e Lezzerini un terzino destro destinato ad uscire dal ballottaggio tra Cancellotti della Juve Stabia e Germano della Provercelli un terzino sinistro da alternare a Rizzato che sarà probabilmente Falasco sempre della Roma e un altro centrale di esperienza in questo caso il sogno resta Lorenzo Ariaudo del Frosinone che dopo la delusione per la mancata promozione potrebbe lasciare la cioceria. Enzo De Vito è stato l'altro ieri proprio in terra Laziale per parlarne col presidente Stirpe. L'intesa non è delle più semplici, anche perché Longo, neotecnico che ha preso il posto di Marino, ha messo proprio Ariaudo nella lista dei calciatori da confermare. Se ne riparlerà dall'inizio della prossima settimana, quando ad Avellino è atteso pure Mario Giuffredi, agente di Francesco Di Tacchio, ma anche di Paghera. In questa fase il procuratore napoletano è alle prese col caso Conti che l'Atalanta non intende cedere. Una volta risolto questo rebus sarà ad Avellino perché segue tantissimi calciatori sul taccuino di Enzo De Vito a partire da Alfredo Donnarumma della Salernitana.